disattivare l'icona della batteria sulle versioni di Windows 7, 8, 10 e 11. Lo scopriamo in questo tutorial di oggi. Salve a tutti, in questo tutorial scopriamo come togliere questa benedetta icona del tuo computer portatile. Davanti a te hai un Windows 11 in versione inglese. Cosa fare? Un clic sul logo di Windows, in basso a sinistra, o accento se hai Windows 11. File Explorer, o meglio risorse del computer, il computer. Dopodiché, un bel clic sulla scheda questo computer, questo PC. Io ho Windows 11 in versione inglese, quindi clicco su questo PC destro. Dopodiché su proprietà, è l'ultima scheda in basso, Properties. Io perché ho Windows in inglese, tu avrai proprietà. Aspetti qualche istante di tempo, dopodiché dovrai cliccare su Impostazioni avanzate del sistema, Advanced System Settings. Nel tuo caso si chiamerà Impostazioni avanzate del sistema. Un bel clic sinistro sopra. A questo punto dovrai cliccare su Hardware, Device Manager, come sto facendo io ora. Ti verranno elencate tutte quante le periferiche installate nel tuo computer. Dovrai andare a fare un doppio clic sulla dicitura batterie o batteria e alla dicitura Microsoft ACP Compliant Control Method Battery, anche chiamato metodo del controllo della batteria ACP, un bel pulsante destro del mouse e fare disattiva dispositivo. Disattiva dispositivo, nel mio caso si chiama disable device, nel tuo caso si chiamerà disattiva dispositivo. Lo fai, ti chiederà: vuoi realmente disabilitare questo dispositivo? Sì o no? Io cliccherò su yes perché ho Windows in inglese, tu cliccherai su sì. Fatto. Per magia qui sotto è sparita l'icona della batteria, risolto il problema. Ora Windows si avvia più veloce perché non c'è più la batteria, o meglio rimane la batteria, e noterai che va, ripeto, più veloce. Bene, questo tutorial è valido per Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Iscriviti al canale e commenta. Ciao da Leandro.